prima delle tue selezioni di X Factor, una tua compagna di classe ti ha mandato una lettera con dentro un titolo, una canzone. Dimmi cos'è esattamente. Allora, questa mia amica si chiama Emma e stavo per appunto partire per l'avventura di X Factor, che non sapevo quanto sarebbe durata, perché lo sai com'è i talent, se ti mandano a casa, torni a casa. Mi ha mandato questa lettera con scritto: Francesca, in realtà il mio soprannome alle superiori era Peach, che vuol dire pesca, per le guanciotte che avevo di pesca. Mi ha detto: Francesca, ricordati che uno su mille ce la fa, quindi qualsiasi cosa accada, tu non sei una fallita, qualsiasi cosa accada, non fatti mettere i piedi in testa da nessuno e goditi questa esperienza, perché già il fatto che sei lì è una cosa incredibile, quindi adesso goditela e divertiti. E alla fine, quando ho vinto poi X Factor, mi ha detto: tra quei mille a quanto pare ce l'hai fatta. Ma sai che io la conosco quella canzone? Immagino. Vai, fammi sentire come la facevi. È un po' faticoso cantare davanti. Aiuto, proviamo. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come ti porta in secco in alto mare, come la luna va. Che brava! Ci ho provato, un po' difficile davanti da memorandi. È bellissima. Devo dire, le parole aiutano molto in questo. A me fanno abbastanza commuovere, perché sono delle parole potentissime anche, che secondo me le generazioni possono sentire sempre loro. Allora, già